Bentornati o benvenuti sul mio canale. Innanzitutto, essendo che è da un po' che non ci si vede, fatemi sapere giù nei commenti tutto, come state, come avete passato l'estate, se siete andati in vacanza. Io, come vi avevo promesso, dopo una breve pausa appunto di agosto, sono ritornata con un nuovissimo video. E quale video migliore per ricominciare se non con un haul delle cose che ho comprato nell'ultimo periodo da Shein e AliExpress. In realtà ora che sto girando il video è ancora agosto, ma approfitto appunto di questo paio di giorni in cui sono a casa per registrare il video da riuscire a caricarlo per tempo per il primo lunedì di settembre. Direi di non perderci in ulteriori chiacchiere e iniziare subito con l'haul. Ah, prima di tutto un nuovo sfondo, quasi quasi stavo dimenticando di farvelo appunto notare, e questo tra l'altro mi è arrivato da AliExpress. Oggi sono nella postazione degli haul, quindi sono riuscita a metterlo così su. Comunque quando girerò nella postazione i video make-up di riuscire a mostrarvelo meglio. Comunque appunto da AliExpress mi è arrivato questo, che tra l'altro per un momento ho pensato che stesse per succedere la stessa cosa che mi era capitata con la gonna blu, che se vi ricordate durante il primo invio mi avevano annullato la spedizione e hanno fatto la stessa cosa con questo sfondo, però per fortuna con il secondo invio è andato tutto perfettamente. Altra cosina direttamente da AliExpress sono queste extension fucsia super lunghe. Ok, così magari le vedete un po' meglio, che non avete il riflesso. Sono tipo fucsia evidenziatore e mi serviranno per un pezzo di un TikTok. Tra l'altro le dovrò anche tagliare, mi spiace perché sono belle così lunghe, però dovrò metterle tipo sulla parrucca, quella verde corta, e chiaramente non posso lasciarle così lunghe. Questo bruciatore di oli, penso. Da quello che ho capito si mettono tipo gli oli profumati qui dentro e non so come si accende, tipo dovrebbe uscire il fumo dagli occhi. Io, come avrete capito, non li so assolutamente utilizzare, però era troppo carina come decorazione di Halloween. E in realtà vi dirò che quando l'ho messa sul tavolino ho notato che ci sta veramente benissimo insieme ai corvi e alla tavola Ouija che ho lì. Anche loro li avevo presi inizialmente solo per Halloween, ma stanno bene tutto l'anno. Ultima cosina di AliExpress, mi è arrivata questa bellissima cuccia super pelusciosa, super morbidosa per le mie cavie. Come potete vedere è perfetta per il periodo natalizio, comunque invernale. Infatti la metterò nella loro casa verso fine ottobre, inizi di novembre. Ora ve la faccio vedere un po' meglio. È veramente veramente gigante. Ne avevo già un'altra che hanno tipo tutto l'anno a forma di giraffa. L'avevo presa tempo fa su Wish quella, e la dimensione più grande era tipo la L. Questa è la XL. Quando l'avevo preso quella giraffa, tipo la XL non esisteva proprio, altrimenti l'avrei preso quella, perché appunto nella prospettiva che sarebbero diventate più grosse sarebbe stato molto meglio. Sì, ci stanno dentro, però sono molto schiacciate. Qui invece l'hanno provata ieri e ci stanno molto molto più comode. Qui c'è il cuscino che si toglie tranquillamente, e da una parte è beigiolino come tutto l'interno e il bordo della cuccia, mentre dall'altra parte è marrone come l'esterno. Io vi giuro che se potessi ve la farei toccare, perché è così soffice, super morbida. Qui dietro c'ha il codino beige e qui ha pure il fiocchetto. Tra l'altro con le corna tartan. Io amo il tartan, quindi mi fa impazzire. Mi stavo dicendo, ce n'era un'altra che mi piaceva un sacco, molto più natalizia. Anche quella, se non ricordo, ma non una renna, però proprio da elfo, tutta rossa, verde, bianca. Questa diciamo che ci sta meglio forse con il resto del loro arredamento. Direi di passare ora a Shein. Inizierei subito con la categoria beauty, perché una delle cose che ho preso sono appunto queste ciglia che sto indossando in questo momento. Sono tipo 2,5 cm di lunghezza, sono veramente super lunghe come piacciono a me ultimamente, e mi fa impazzire questo effetto che appunto abbiano alcuni ciuffi più lunghi e alcuni più corti. Ho preso anche questo paio, che devo farvelo vedere così perché altrimenti con tutti i glitter è tutto un po' sparaflesciato. Ho voluto provare anche una matita per sopracciglia e ho optato per questa, la numero 01 Coffee, che da una parte appunto ha il pettinino e dall'altra la mina. Non so se riesco a farvelo percepire, però la mina è uguale identica, raga, uguale identica alla Goof Proof di Benefit. Quella costa tipo 30 euro, questa ne costa 3. Io ve la straconsiglio anche proprio comunque come prodotto. Adesso ve la swatcho. Comunque ha un'ottima pigmentazione. Ho provato a swatchare questa vicino alla Goof Proof di Benefit
matte, raga, sono praticamente identiche. A me queste matite con la punta a triangolo piacciono più che per fare il contorno, che mi piacciono molto per fare il riempimento, le trovo veramente comodissime. Andiamo avanti e ho voluto provare questo glitter corpo. A vederlo così sembra tipo per pelli scure, ma in realtà vi assicuro che una volta applicato va benissimo anche su pelli chiarissime come la mia, perché va appunto a dare solamente glitterini, non va anche a dare colore. Cioè, non so se riesco a farvi percepire i glitter, sono tipo piena di brillantini, però come potete vedere non mi va ad alterare il colore della mia pelle, quindi è perfetto anche se siete chiare. Ovviamente ci sono anche altre due colorazioni, una se non ricordo male un po' più beigeolina e l'altra un po' più rosata. Questa comunque è la 101 Athena. Passiamo ora a queste calze a rete super larghe che le hanno praticamente tutti. Finalmente mi sono decisa a comprarle anch'io. Ne ho comprati due paia perché uno le voglio utilizzare come mani, mentre queste come collant classico. Però non si è cambiata troppo la luce, ma ho dovuto chiudere la finestra perché c'erano talmente tanti rumori che dovevo interrompermi ad ogni parola. Comunque vi stavo facendo vedere questi shorts che vi stavo dicendo si abbinano perfettamente con il mio sfondo, e in realtà li descrivono tipo come shorts per allenarsi. Il materiale secondo me è perfetto anche da costume, non li ho provati in quel senso, però secondo me potrebbero andare bene. Speravo di poterli indossare per uscire, però sono veramente veramente tanto corti. Però mi piace un sacco il fatto che appunto qui di lato abbiano questi intrecci, e comunque per allenarmi li utilizzerò sicuramente. Passiamo ora a questa garter che ho trovato tipo a 30 cent, quindi non potevo lasciarla lì, che appunto va messa sulla coscia e niente, è proprio una cosa puramente estetica. Mi piace tipo indossarla principalmente se ho anche le calze, quelle sopra il ginocchio. Passiamo ora a questo choker che vi sarà sicuramente familiare perché l'ho già in nero, tutto nero, proprio anche con le spine nere. Però stavo puntando molto anche questa versione con le spine argentate, e per quando ho outfit con un po' di rosso all'interno ho pensato a questo choker con le borchie molto più corte dell'altro, però lo trovo veramente super super carino. E ora pezzo forte degli harness, sto parlando delle ali. Ebbene sì, è un harness con le alette sulla schiena. Anche questo ovviamente l'ho preso per scopo puramente estetico, l'ho già utilizzato in un outfit e mi piace molto. Secondo me questo sta bene indossato su top monocromatici. Calcolate che anche davanti avete questa parte di harness, e con top che hanno già delle fantasie particolari magari va un po' a cozzare. Comunque non vedo l'ora di utilizzarlo anche per shooting. Ma mi sono dimenticata di farvi vedere prima da AliExpress che mi sono arrivate anche queste due spilline a fiocco rosa leopardato con il bulbo oculare. Anche queste le ho già indossate e mi sono piaciute tantissimo. E ora ultimissima cosa di questo haul, scrunchies, che se non ne avevo ora ne ho di tutte delle tipologie. Anche qui ne ho uno di AliExpress, in realtà questo era in regalo con le spilline che vi ho appena fatto vedere, e so che magari può non sembrare al mio stile, però lo trovo molto carino quando faccio gli outfit pin up. A me piacciono principalmente da portare al polso, perché comunque a me piace fare le acconciature alte, tipo codini alti, coda alta, ed avendo i capelli molto lunghi con elastici piccolini mi sta un po' tipo moscia in alto, e quindi non mi fa impazzire, preferisco appunto quelli più spugnosetti che tengono l'acconciatura più voluminosa. E infatti questi mi piacciono un sacco così, oppure tipo se devo fare magari i codini bassi allora lì ci stanno. E infatti come coppie li ho arancio fluo. Oddio quanto cambia il colore in video, cambia un sacco, vediamo come posso farvelo vedere meglio. Ok, così, questo è il colore giusto. Adesso sono curiosa di vedere gli altri fluorescenti come possono cambiare, questi che sembrano wow tipo accesi, sono gialli fluo, verdi e infine i fucsia. Poi come singoli ho questo, che anche questo è molto carino con outfit pin up, tutto tartan bianco e nero. Questo molto pastel che si abbina perfettamente con il mio vestito bianco e rosa a righe con i coniglietti. Questo a scacchi, io amo le fantasie a scacchi, ho un sacco di top, pantaloni. Questo tutto un po' in stile pastel galaxy, è super morbidoso, questo è un materiale diverso dagli altri, è più velato. Ed infine questo che in realtà è
quello più ciccioso, che anche questo mi piace tantissimo, tutto sul rosa. E come potete vedere anche in questo la parte esterna è più tipo un velo. E all'interno c'è tipo un altro scrunchies con dettagli bianchi, azzurrini, rosa. È veramente, veramente carino. Quindi nulla, queste erano tutte le cose per questo haul. Fatemi sapere come al solito con un commentino qua sotto qual è stato il vostro pezzo preferito. E visto che tra pochi giorni sarà il mio compleanno, fatemi sapere se vi può interessare magari una specie di video haul però sui miei regali. Io come al solito vi ricordo di andare a dare un'occhiata giù nell'info box, perché lì troverete tutti quanti i miei link per andare a seguirmi sugli altri social, TikTok, la mia pagina Instagram principale e quella di makeup. Tra l'altro sulla mia pagina Instagram principale in questo periodo sto postando tutte le fotine della vacanza e ho postato anche dei video su TikTok, quindi se ancora non mi seguite questo è il momento perfetto per andare a farlo, io mi raccomando, vi aspetto pure lì. E detto ciò, nulla, io vi mando un mega bacione e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo video. Ciao!